efficaci. Questa fragilità va gestita, va governata, come diceva il Presidente del Consiglio Provinciale Luca Gemignani, le acque vanno gestite dalle montagne fino al mare, fino alle foci, vanno governate, altrimenti abbiamo smottamenti, frane ed altri inconvenienti. Dunque, affinché si possa il nostro territorio regionale possa essere mantenuto, vissuto da un punto di vista economico, da un punto di vista culturale, dal punto di vista dei nuovi insediamenti, di nuove opportunità di lavoro, c'è bisogno di una costante e continua presenza dell'attività dei consorzi. Oggi i consorzi sono questi, sono attenti ad avere un territorio vivibile e che possa migliorare ulteriormente in funzione di una vita migliore per l'uomo e le altre specie. Siamo con Salvatore Vera, che è direttore del sistema di gestione integrato del consorzio della bonifica Parmigiana Moglia Secchia. È un consorzio che ha ottenuto alcune certificazioni importanti. Che cosa avete fatto? Quali sono le azioni che avete intrapreso per ottenere queste certificazioni e che cosa hanno comportato poi nella vostra attività? Ma intanto bisogna dire che la certificazione è, possiamo considerarla un punto di arrivo, certamente, perché comporta una serie di attività e di impegni abbastanza complessi ed importanti, ma in realtà è un punto di partenza. Il sistema di qualità non è altro che uno strumento per cercare di raggiungere meglio questi obiettivi che noi ci poniamo e farlo nel modo più efficace anche dal punto di vista della relazione con i nostri interlocutori esterni, che sono tutti i nostri consorziati, quindi tutti i nostri utenti presenti sul territorio, ma anche le stesse amministrazioni pubbliche che coordinano tutte le attività del territorio. Ora, cos'è in realtà un sistema di gestione per la qualità? È l'insieme di documenti, in buona sostanza, dove si descrive quello che si fa, si descrive come lo si fa, si dice come si registra, quindi si misura quello che si fa e come queste misurazioni vengono utilizzate per capire se gli obiettivi, se il nostro modo di lavorare è attuale, è efficace, quindi si stanno raggiungendo gli obiettivi e quindi come si possa migliorare. Questo è il grosso modo quello che è un sistema di gestione per la qualità. Quindi non è che il sistema, la certificazione coincida con il fatto di poter affermare di operare nel modo migliore possibile. No, in realtà è un punto di partenza, vuol dire che abbiamo messo insieme un meccanismo dove appunto sono chiare le cose che si fanno, gli obiettivi, come si misurano questi obiettivi e come queste misure ci possono servire per capire come dobbiamo migliorare. È tutto da Villa Manzi per il convegno organizzato dal Consorzio di Bonifica della Bientina sull'organizzazione migliore per uno sviluppo sostenibile nell'ambito delle attività dei consorzi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo numero di Zoom. Migliorare l'organizzazione dei consorzi di bonifica per far fronte ai sempre più complessi compiti che questi organismi dovranno affrontare nei prossimi anni. Questo è l'argomento del convegno organizzato a Villa Manzi dal Consorzio di Bonifica del Bientina e al quale hanno partecipato molti esperti del settore a livello nazionale. Quello del Bientina è uno dei consorzi toscani che hanno conseguito con maggiore celerità la certificazione di qualità di gestione. Questo in vista dell'aumento del territorio di competenza, che dal prossimo anno comprende anche la pianura lucchese, e l'intenzione di occuparsi di un settore strategico per la piana come quello delle canalette di irrigazione, per il quale sono in corso trattative con la provincia per il trasferimento della gestione. Il passaggio di queste competenze significherebbe riappropriarci da parte del consorzio di una funzione importantissima come quella dell'irrigazione, e io credo sarebbe un vantaggio anche per le popolazioni e per il territorio della Piana di Lucca. Non dimentichiamo che
Una delle risposte alla subsidenza, ad esempio, è appunto l'utilizzo delle acque superficiali, ripristinare al meglio questa rete capillare che era stata costruita nel passato, come dicevo, di irrigazione, significherebbe anche far risalire la falda, dare un contributo a che la falda possa risalire. Il Consorzio di Bonifica del Bientina organizza una serie di assemblee pubbliche per incontrare la cittadinanza, raccogliere suggerimenti e pianificare gli interventi di manutenzione del 2006. Proseguono le assemblee pubbliche il 23 novembre presso la circoscrizione 8 di Ponte Amoriano. Per ogni tipo di informazione, chiamare il numero verde 800 999 778. Il Consorzio di Bonifica del Bientina, una realtà al servizio di tutta la Lucchesia. Il Consorzio di Bonifica del Bientina, una potenzialità per la salvaguardia del territorio della Lucchesia. Dal 1998 assicura la manutenzione dei corsi d'acqua nei comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari. Da quest'anno il Consorzio ha avviato la sua operosità anche sul territorio del comune di Lucca. Un impegno quotidiano per prevenire il rischio idraulico sui canali di competenza. Un lavoro accurato, svolto in collaborazione con gli altri enti, i comuni, le autorità di bacino, la regione toscana, la provincia. Un progetto di ampio respiro, mirato alla realizzazione di interventi strutturali di difesa, come il rifacimento degli argini, la realizzazione di casse d'espansione, gli interventi di sistemazione di movimenti franosi. Un'opera preziosa, tesa a valorizzare la produzione agricola del nostro territorio. Nel solo 2005, ben 110.000 euro di opere sono state appaltate a ditte agricole del territorio. Un'attività indispensabile per promuovere una nuova cultura della bonifica, legata alla salvaguardia dell'ambiente naturale. Il Consorzio di Bonifica del Bientina, una potenzialità al servizio di tutta la Lucchesia.